si terrà domani alle 20:30 presso l'auditorium della Fondazione Alario ad Ascea Marina, il decennale della vacanza del sorriso. L'iniziativa, voluta fortemente dal promotore Giuseppe Damiani, ha l'obiettivo di ospitare nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, bambini e ragazzi con età compresa tra i pochi mesi e i 14 anni affetti da patologie oncoematologiche. Abbiamo intervistato telefonicamente il promotore. Come dico sempre, è un'iniziativa di solidarietà, ma particolare perché ci occupiamo in effetti di ospitare per delle vacanze gratuite, dei soggiorni gratuiti, bambini e ragazzi che sono affetti da patologie oncoematologiche assieme ai genitori. Quindi diciamo, questa è la nostra iniziativa, ecco, prevede questo, diciamo, lo svolgimento delle attività in questo settore. Naturalmente il fine è molto semplice, è quello di manifestare vicinanza a queste famiglie, a questi bambini che ne hanno veramente tanto bisogno. Insomma, noi nel Cilento, anche nel Vallo di Diano, negli Alburni, ecco, siamo bravi ad ospitare perché c'è il calore, c'è l'ospitalità, insomma, c'è l'accoglienza e anche lo spirito di collaborazione, quindi siamo riusciti negli anni a sviluppare questa manifestazione che, insomma, adesso ci dà una grande soddisfazione perché, ecco, sono centinaia di ragazzi che ospitiamo ogni anno. Questi ragazzi provengono un po' da tutta Italia, Giuseppe? Sì, provengono da tutta Italia. Cioè, all'inizio, insomma, quando parliamo del 2006-2007, insomma, erano solo quelli del Pausilipo di Napoli, insomma, dell'ospedale di riferimento, no? L'ospedale pediatrico oncomatologico regionale. Poi, ecco, ci siamo un po' allargati, abbiamo proposto questi soggiorni gratuiti a vari altri ospedali e adesso possiamo annoverare veramente i più importanti ospedali nazionali, insomma, ecco, Casilini, il Bambino Gesù, insomma, l'Istituto Tumori di Milano e via dicendo. Insomma, vengono da tutta Italia, da Palermo piuttosto che da Treviso e quindi ogni anno, diciamo, ospitiamo questi ragazzi. E in collaborazione anche con alcune associazioni che lavorano negli ospedali, perché sono le varie associazioni di genitori di questi bambini che, insomma, hanno sede delle associazioni e lavorano nell'ambito degli ospedali e quindi collaboriamo anche con loro al fine di come dire, individuare poi le famiglie che potranno beneficiare della vacanza. Insomma, ci sono due o tre regole che noi abbiamo, insomma, quella di praticamente di individuare dei ragazzini che hanno bisogno di staccare un attimo la spina dalle cure e per attraversare un momento di tranquillità, di ricarica, ecco, di ricreatività. E quindi assieme a questi operatori, ecco, riusciamo poi ad individuare tanti bambini che ne hanno veramente bisogno. Tutto questo grazie anche alla collaborazione di tantissimi partner che vi sostengono, giusto? Sì, questo lo devo dire con tutta la forza e tutta la riconoscenza rispetto a centinaia di partner. Quando intendiamo partner significa può essere un semplice gelataio che ci regala i ragazzi, dei gelati per i ragazzi, e poi può essere per esempio una banca, ecco, la BCC di Capaccio per esempio ci offre due pulmini, ci mette a disposizione due pulmini per la sessione maggio che facciamo a maggio lì, siamo in quella zona. Sono quasi 500 i partner, diciamo, che sono imprenditori e sono anche dei semplici operatori. Più abbiamo calcolato con lo staff qui che, insomma, saranno almeno 3.000 i volontari che ci danno una mano. Insomma, e noi ogni volta che andiamo in un paese, vedi Agropri, ma piuttosto che Casse Civite, San Giovanni a Piro, insomma, noi come dire, quando andiamo con la nostra carovana di ragazzi, lì si apre il paese, insomma, diventa una festa del paese e lì entrano in gioco le prologo, le associazioni, insomma, i singoli individui che ci aiutano in qualche modo nell'accoglienza. Quindi questa è una cosa veramente, diciamo, che ci dà quell'entusiasmo per andare avanti e per insistere ancora, perché, insomma, la strada non è finita, ecco, se posso dire, il decennale è una bella tappa, però, ecco, ci abbiamo di fronte, diciamo, un altro decennale che è molto impegnativo, però anche pieno di soddisfazioni, perché, ecco, siamo sicuri che la nostra comunità ci conoscerà sempre di più, apprezzerà il nostro progetto e ci sarà d'aiuto, ecco, questo siamo convinti. Grazie Giuseppe, allora auguri per questa festa della vacanza del sorriso che possa crescere sempre di più. Grazie a voi e buon lavoro.